Inter dopo una settimana difficile, la sconfitta si è rivolta allo zoccolo puro, quelli dello scorso anno, però nel primo tempo aveva avuto parecchie difficoltà, ha cambiato l'interprete rispetto all'ultima sfida, ha cambiato anche il modulo, però non si è visto l'FC Messina dello scorso anno. Beh, non è che cambiando modulo, cambiando interpreti, magari le difficoltà non ci sono. Le difficoltà, come sappiamo, ci sono tutte le partite. Venivamo da una sconfitta, quindi magari erano, queste difficoltà erano un po' più grandi. Siamo stati bravi oggi a interpretare la partita per come era, siamo stati in difficoltà. Da grande gruppo quale siamo, abbiamo stretto le maglie, siamo riusciti a contenerli e poi il secondo tempo siamo usciti un po' di più, siamo riusciti a fare gol e poi abbiamo ottenuto il risultato. Ecco che oggi era una cosa fondamentalissima. Forse, ma era sicuramente quello che vi aspettavate, a livello di gioco? A livello di gioco è normale che noi lavoriamo duramente in settimana e andare in difficoltà la domenica non è quello l'obiettivo. Però sappiamo che comunque ci sono anche gli avversari, le domeniche si possono assolutamente incontrare difficoltà, noi lavoriamo di settimana in settimana per eliminarle o comunque per diminuirle. L'importante è che quando siamo in difficoltà ci uniamo, ci compattiamo come abbiamo fatto oggi, come siamo abituati a fare dallo scorso anno, come la gente ci ha visto lo scorso anno, e questo è l'importante. FC che ha avuto paura anche nel secondo tempo, quando in superiorità numerica non riuscivate neanche a venire fuori in certi tratti, poi è venuto il calcio di rigore sbagliato da Carbonaro, che probabilmente in debito di ossigeno forse non doveva neanche tirare. No, Paolo è il nostro rigorista, quindi Paolo ha tra virgolette il potere di decidere se tirare o non tirare il rigore. Ci può stare sbagliare tranquillamente, noi quello che conta è la partita che ha fatto Carbonaro, che è stata una partita di quantità e qualità, soprattutto in fase difensiva. Ecco, poi i rigori li sbaglia chi li tira, noi sbagliamo, io il primo tempo ho sbagliato forse 20 passaggi. Ma quello non è importante. La mia osservazione è che non siete riusciti mai a sfruttare la superiorità numerica. Sì, quello è un dato di fatto, però come avevamo l'anno scorso la paura di non prendere gol, di subire, quindi quella è un po' il contrario di quello che magari potrebbe sembrare, ma è la nostra forza, perché comunque quando giochiamo con quella paura giusta siamo un carro armato, soprattutto dietro, e oggi i tre difensori l'hanno dimostrato al 100% perché non è passata una palla. Però dico, una squadra che ha come unico obiettivo vincere il campionato, ritrovarsi a giocare in quel modo magari con tanta paura forse non ha lunga strada. Questo non lo so, noi guardiamo di domenica in domenica, io sinceramente metterei la firma ora a giocare male tutte le partite e vincerle 1-0 come oggi, oppure perché il Palermo l'avevamo scorso docet, ma non siamo il Palermo. Non siamo il Palermo, ma abbiamo qualità come magari lo poteva avere il Palermo, abbiamo un parco giocatori, ci siamo rinforzati, quindi siamo molto tranquilli sotto questo punto di vista. Se ti posso fare un'osservazione, la prima col San Luca secondo me non avevamo giocato e abbiamo vinto 2-1, la seconda col Dattilo abbiamo cercato di giocare il più possibile e abbiamo perso, quindi ti ripeto, è vero, bisogna migliorare, sicuramente in settimana lavoriamo sempre per limare gli errori, per giocare più a calcio, però l'importante, ecco, oggi era fondamentale la vittoria. Alessandro, un FC che comunque in casa dimostra che anche alla lunga, alla distanza, nella ripresa riesce comunque a sistemare magari delle partenze ad handicap. Adesso tra 7 giorni una bella verifica, classica trasferta di Serie D in Campania, insomma potrà dire tanto questa partita. Certo, in casa è sempre importante fare punti, portare a casa la vittoria, l'abbiamo visto lo scorso anno. Sicuramente domenica sarà una trasferta importante, difficile come tutte le altre. Noi in settimana da martedì, oggi resettiamo già, stasera resettiamo già la vittoria, pensiamo già alla partita di domenica, sappiamo che bisogna migliorare tanto, ma l'unione di questo gruppo anche oggi è venuta fuori, quindi sotto questo punto di vista siamo molto tranquilli che usciremo anche noi alla lunga. Io invece volevo farvi i complimenti perché è uno spirito di servizio straordinario. No, grazie tanto, tanto dolore in campo, un capitano dolorante che ha voluto proseguire nel gioco e che insieme a un gruppo che comunque poi alla fine con per caso è risultato per conta, ha voluto regalare delle emozioni, evidentemente da un rigore sbagliato. Quindi dalla parte vostra questo gruppo, nonostante
delle nuove partecipazioni degli esordi, un gruppo che ha dimostrato comunque di reagire bene. Certo, certo, la nostra, partendo dal presupposto che Giovanni è il nostro portabandiera, è il nostro punto di riferimento, quindi è il primo a non mollare e è il primo a caricarci, ecco. Oggi abbiamo avuto anche paura noi per lui, perché comunque ha preso veramente una bella botta, ce l'ha fatta. Questa è anche l'unione del gruppo che noi intendiamo, ecco, non mollare, sacrificarsi per il compagno. Quindi sotto questo punto di vista, ripeto, siamo molto tranquilli, però c'è molto da lavorare, ma la settimana è lunga, quindi sicuramente domenica ci faremo trovare pronti.